Buonasera, siamo qui alla Fiera del Libro alla Nuvola, la fiera più libri più liberi, in compagnia di Neri Marco Re, reduce da aver appena letto il libro di Matt Haig, Come fermare il tempo. C'è qualche aspetto in particolare che l'ha colpita del libro? Beh, vabbè, a parte ovviamente l'impianto su cui si regge, ovvero quest'uomo che invecchia con molta lentezza e che quindi dimostra 40 anni quando ne ha invece 400 e quindi attraversa molti secoli della nostra storia, insomma, del recente millennio. Al di là di questo impianto, le riflessioni che possono venire riguardano appunto il senso della vita, sapendo tutti noi che ha un limite e che quindi viviamo in funzione di questo limite anche se non sappiamo qual è, e che forse questo limite dà un senso alla vita, perché penso che non averlo, avere davanti a sé appunto non quel tempo che conosciamo ma addirittura un millennio, non so se sarebbe una fortuna o più una maledizione, perché poi insomma, vivere un millennio bisogna avere la curiosità per, sì, a parte i tempi che cambiano e quindi di tutto quello che c'è di nuovo sicuramente nella storia dell'umanità, ma poi mi chiedo anche quanto peserebbero le persone alle quali ci leghiamo e ci affezioniamo, che se ne vanno prima di noi, no? E quindi quello equivale ovviamente a delle perdite che lasciano delle ferite. Quindi è ovviamente, anche come dice il libro stesso, una delle regole è non innamorarsi, non legarsi a nessuno, perché altrimenti questo appunto porta poi a perdere il senso della vita. Quindi l'esistenza è una cosa, può essere lunghissima, ma vivere davvero è un'altra. Quindi è un libro che di per sé, insomma, la storia di per sé potrebbe essere materiale per una fiction, sì. Non credo per cose più di queste, insomma, sì, per un film, ecco, non è un libro filosofico esistenzialista, però ecco, innesca questo tipo di riflessioni. Qualche termine per definirlo, qualche aggettivo per definirlo? No, ma credo che insomma non ho degli aggettivi così brucianti da collegare a questo libro. È un libro sicuramente scorrevole, piacevole, ripeto, non sarà, ecco, come leggere Musil o Kafka, fa parte insomma della letteratura contemporanea, ma è comunque un libro sul quale appunto si possono poi innestare alcune riflessioni. Se la senti di fare un paragone con qualche film di fantascienza del genere con un libro? Vabbè, ma i richiami su questo genere sono evidenti, magari uno pensa subito alla Macchina del Tempo, anche se questo protagonista non va avanti e indietro nel tempo ma scorre verticalmente con molta lentezza, ma ovviamente viene da pensare a Ritorno al Futuro, oppure quei personaggi biblici come Matusalemme, che appunto hanno vissuto più di 9 secoli, oppure c'è un'altra fiction, appunto, non mi ricordo, si chiama 1966, mi pare, una cosa del genere, di qualcuno che ha la possibilità di tornare indietro nel tempo e di ritrovarsi sempre in situazioni diverse. È ovvio che anche qui non è lineare. Sì, ci sono dei possibili rimandi, ma più che altro è come trovarsi magari in un tempo appunto diverso, no? Di trovarsi scagliati durante le guerre napoleoniche oppure quando è stata scoperta l'America, insomma, credo che sarebbe curioso, no? Poterlo fare magari da spettatori, no? Senza restare intrappolati come fecero poi Troisi e Benigni nel 1492. Per cui sì, insomma, rientra diciamo in quel tipo di letteratura fantastica nella quale appunto l'assunto non è realistico, però viene preso come tale e da lì si parte con una sorta di esercizio di stile. Grazie.